Bentornati sempre da Weekend, il festival del fatto a mano a Foligno, Palazzo Trinci. Io sono Nicola Palumbo, docente di web marketing all'Istituto Italiano di Design. Oggi sono con Giuseppe Agostinelli, aka Meetnet. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Allora Giuseppe, poco prima ho avuto un'incomprensione con Giuseppe, perché io ho detto: scusa, ma tu cosa produci? Oggetti con le stampanti 3D? Che mi sembrava la cosa più ovvia. Lui mi ha detto: no, io produco proprio stampanti 3D. Quindi spiegala meglio questa cosa. Ok. Allora, diciamo che non è che le produco nel senso che le progetto, le penso, le faccio tutte. Non è che le penso e le progetto io, ma mi baso su un progetto open source che si chiama RepRap, che sta per Replication Rapid, ossia replicazione rapida. Che diciamo che la caratteristica di queste stampanti è che si stampano i pezzi da sole, quindi alcune la stampante produce i pezzi di una futura se stessa, diciamo. Ok. Progetto open source significa che è tutto condiviso online gratuitamente, quindi andiamo online e troviamo tutte le istruzioni, i consigli su come montarla e i file soprattutto che andiamo a stampare. Sì. La bellezza di questi progetti è che sono aperti, sono condivisi e sono condivisi gratuitamente, nel senso che chiunque può prenderli, esatto, e può sfruttarli. Quindi io ho iniziato a prenderli piano piano, ho iniziato che la mia stampante era di legno e poi dopo piano piano è diventata... Cioè la stampante era di legno? Sì. Ma spero che le parti meccaniche almeno fossero... No, parti meccaniche, il telaio era di legno. Ok, no, perché mi stavo preoccupando. Figo, quindi qual è il tuo modello di business? Cioè tu cosa vorresti produrre un domani? Allora, il mio modello di business è quello, non so se può, se può definirsi un modello di business, non è che... Ho usato un parolone. Diciamo, dove vorresti arrivare con questa quello tua idea? Quello che mi piacerebbe fare è appunto quello di, attraverso la stampa 3D o l'offerta di altri servizi alle officine pratiche, al co-working dove lavoro insieme ad altri 7 artigiani, è quello di offrire un servizio, farmi pagare questo servizio e i soldi di questo servizio che servono per finanziare altri progetti open source, che può essere... un progetto che a me piace molto e si chiama Precious Plastic, che è un progetto che serve per riciclare plastica preziosa. Esatto, plastica preziosa, perché da rifiuto ridiventa di nuovo materia prima, perché questa plastica viene riciclata attraverso questi macchinari molto semplici nel costo, nel senso che costano poco e sono semplici da costruire in modo che chiunque può costruirli. Sì. Che serve, cioè, come se l'importanza di questo macchinario sia più il riciclo della plastica vero e proprio piuttosto che il ricavo che me ne viene da questi macchinari, no? Certo, e certo. Quindi è stata questa l'idea che ha spinto il creatore di questi macchinari a renderli gratuiti in modo che chiunque potesse iniziare la propria attività, il proprio business con questi macchinari che sono, diciamo, economici e liberi, gratuiti e aperti. Figo. Hai già pensato di fare anche andare in qualche altro evento simile a questo? Qual è la tua prossima tappa? Dove sarai? Magari anche per delle tue ricerche o altro? Penso sarò alla prossima tappa, sarà, non so se cronologicamente verrà prima la Maker Faire oppure un incontro che faremo a Roma con altri ragazzi che sono in contatto per ora soltanto online via gruppo WhatsApp e Facebook, che stanno costituendo un'associazione che attraverso questi macchinari riciclerà la plastica, quindi sto collaborando con loro. Per ora è soltanto un grande brainstorming. Ok, un mega brainstorming. Praticamente andate tutti al Maker Faire, ho scoperto questa cosa, l'evento principale. Penso di sì. Bene. Allora, abbiamo dei riferimenti? Hai un sito web, qualcosa dove trovare? Allora, il sito web no, diciamo che... Devi costruirlo come la stampante. Ho soltanto il dominio. Questo è già un primo passo, è la cosa che fanno tutti, è la cosa giusta. Invece, come se qualcuno dovesse cercarti... Può cercarmi via mail, info@meetnet.org, ho una pagina Facebook... che devo riattivare, che mi sto... Bene, hai bisogno di un consulente. Sto lavorando per riattivarla. E
Instagram poi, ce l'abbiamo? Officine Fratti e Instagram, ho creato la pagina adesso. Dobbiamo lavorare. Sulla parte social ci sto lavorando. Dobbiamo lavorare, piano piano faremo tutto. Bene, grazie mille. Che insegni web marketing. Adesso ti farò un piccolo mini corso, vieni all'istituto e ti Perfetto. Facciamo vedere un po'. Ti facciamo anche un logo figo, va bene, sei contento? Perfetto. Bomba. È stato Ciao un piacere. A tutti.